Salve a tutti ragazzi, bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovissimo video, benvenuti al primo walkthrough del canale con God of War Ragnarok. Amici, sono veramente carico per questa nuova serie, nuova avventura, prima avventura nel canale, signori, però devo fare una premessa. Io al God of War prima non ci ho giocato, o meglio, me l'avevano prestato, ci ho giocato un pochino, ma poi non l'ho finito praticamente. E mi sono un po' documentato, ma naturalmente non ho fatto in tempo a, diciamo, mettermi alla pari, però vedo qua che c'è il riassunto, quindi ora ce lo andremo a vedere insieme e poi cominceremo il God of War nuovo, quindi perdonatemi se qualche cosa non lo so, ma penso che per come sarà fatto il gioco e siccome anche il gioco quell'altro era di 4 anni fa, faranno dei richiami al gioco vecchio, quindi non penso sia un problema. Quindi amici miei, immergiamoci su God of War! La madre del ragazzo è morta. Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i regni. Gli dei di questi regni non sono gentili con gli stranieri, credimi. Tu sei una dea. Il capo dei Vanir in passato, ma ora non più. C'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. Prima dovrai tagliarmi la testa. Fratello, Odino ti osserva. Ora che stai sterminando la sua stirpe. Quando arrivai su questi lidi scelsi di vivere da uomo. Ma la verità è che io sono nato Dio e lo sei anche tu. Possiamo fare quello che vogliamo. Ci sono conseguenze se uccidi un Dio. Madre. No, stanne fuori, Kratos. Non ha niente. No, 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 figlio mio! Mio adorato dolce figlio! È mia madre. Guarda, se era un gigante. Io sono un gigante. C'è solo una cosa che non capisco. I giganti mi chiamano Loki. Ci penseremo un altro giorno. Un cervo. Hai fame? E beh, in realtà ho appena mangiato, però. Ah, gli ha fatto delle frecce. Dove andiamo? A casa. Pensavo in un'altra parte, però ok. Sta rinforzando. Preparo la slitta. Pensieroso il nostro Kratos. Molto, molto pensieroso. Mm.
Ah, comunque ce lo portiamo via il cervo, naturalmente. Sembrava uno spreco lasciarlo dentro la grotta. Lo leghiamo, altrimenti ce lo perdiamo. Ti aiuto. Non vuole aiuto. Atreus che gioca con una biglia. Non si sa che cos'è. Tra l'altro pare che voglia nasconderla al padre. Eh sì, ragazzi. Sì, sì. Sei pronto? Leggero abbraccio tra i due. Comunque, Catr. Comunque, sempre freddo il nostro Kratos. E si parte, ragazzi. Sopravvivere al Fimbulwinter. Ok, per guardarmi intorno, va benissimo. C'era un altro cervo. Spero che Fenrir abbia dormito. Forse mangerà quando arriveremo a casa. Molto malato, Atreus. Lo so, ma ieri stava un po' meglio. Finché non è peggiorato. Se continuo a mangiare, non mi arrenderò con lui. Non so di chi stiano parlando, ragazzi, perché come vi ho detto... Non ho giocato l'altro episodio, l'altro gioco. È lei. Che succede, ragazzi? È lei chi? Il cerchio non è lontano. Pazzito. Oddio, chi è questa? Il falco pellegrino. Oh no, questa è una falca pellegrina. Le uniche. Volata. Ma forte, guido io, che spettacolo! Torna! Mio Dio! Ok. Allontaniamoci da lei! Ci sto provando! E beh, direi che ci stiamo provando. Torna! Oh, porca miseria! Disastro, ragazzi. Oh, gira, gira, gira. Gira, gira tutto, gira tutto. Ari, eccola. Ok. Preso il volo. Dove vogliamo andare? Oh, aiuto. Gira tutto, gira tutto. Oh, ahia, no. Ma questa torna sempre, ragazzi. Freya, non siamo tuoi nemici. Freya, fermati. Tu cane. Sì. Non costringermi a farlo. E vabbè, tutte le botte che gli abbiamo dato, regà. Ma mo perché è andata a sbatte su, sul rametto? Rimane lunga. Oh cazzo. Crolla tutto. Via, 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 via. Siamo dentro al cerchio. Fortuna. Mazza che inizio, ragazzi. Specchi, svanna. Ammazza che inizio, boys. Scusa se non l'ho colpita. Non volevo che la colpissi.
spero che lasci perdere. Le hai salvato la vita. Ho ucciso suo figlio. Ah, ecco perché c'è la caccia, ragazzi. Già. Ma comunque vedete, anche se una persona non ci ha giocato, come me, col vecchio capitolo, riusciamo comunque a capire la storia. Pensi che le cose miglioreranno? Un giorno. Ma il peggio deve ancora arrivare. Olè. Dobbiamo essere forti. Siamo ottimisti, ragazzi. Ma non mi aveva infilzato una spada addosso. Non c'ho più il sangue, non c'ho più niente. Ah sì, piccalo su sull'albero. Su, mangiate. Ah, era per i lupi. Ok. Comincia effettivamente il gioco, ci andiamo a fare un giretto. Mi saluta sempre. Ma chi? Atreus. Fenrir, stai bene? Ah, eccolo lì, è un lupo. Che probabilmente c'era anche nello scorso capitolo. Sono qui, bello. È tutto a posto. È carino, ragazzi. Lo so, mi sei mancato anche tu. Dov'è il cibo? Hai fame? Forza, bello. Devi mangiare. Mangia. Che c'è? Troppo grande? Povero lupo, ragazzi. Così si fa. Bravo. È malato, probabilmente. Però già l'ha detto Kratos, quindi ho detto un'ovvietà. Atreus, il momento si avvicina. È meglio che ti prepari. Per cosa? Mangia ancora, lui vuole vivere. Sta morendo. Oh no. Sei un bravo lupo. Coraggioso, veloce e forte. Ma ora devi riposare, ok? Io starò bene. Lasciati andare ora. Devi lasciarti andare. Adesso. Sofna. Edan. Sofna. 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 Cos'è sta roba, regà? Tipo l'anima. L'anima del lupo. Vieni. Ci addestriamo. Cosa?
cosa. No. Ora è notte fonda. La notte non ferma i nemici. Perché? A che scopo? L'unica cosa che facciamo è addestrarci. Ma non basterà. Non possiamo nasconderci in eterno. Noi non ci nascondiamo. Ci prepariamo per una battaglia per cui non siamo ancora pronti. Ora va. Non c'è più tempo. Per le profezie, il film of Winter conduce alla Ragnarok. La guerra è vicina. Qualunque cosa si suppone che faccia, Loki dovrebbe farla ora. La mia storia non finisce in questo bosco. Dovrei essere laggiù, a scoprire chi sono io, chi è Loki. Non permetterò che tu vada a litigare con gli dèi. Io non voglio litigare con nessuno. Io voglio solo risposte. E se dovessero portare alla guerra con Asgard? Forse mia madre lo voleva. Noi non sappiamo cosa volesse. Così non lo sapremo mai. Senti. Posso stare un momento con Fenrir prima di seppellirlo? Comunque, wow, ragazzi, siamo partiti con adrenalina a mille, con lo scontro con la falca lì. E poi con questo momento concitante, veramente triste. Oddio. Perché c'è una testa su... Una testa che tra l'altro vive... La riconoscerei ovunque quell'espressione cupa. Mimir. Va di dirmi cos'è andato storto? Il lupo è morto. Oh no, non Fenrir. Il ragazzo come l'ha presa? È andata male. Non bene. Va a seppellirlo. Oh, cavolo. Ok, fratello. Buonanotte. Il riposo del guerriero. Oddio, che cos'è sta mano? Panico. Oh mio Dio. Kratos. Penso stia sognando, ragazzi. Penso, ma non lo so. Vuoi venire con me? Andiamo. Fai. Sei pronto? Cammini come se portassi i Mir sulle spalle. È la tua caccia. Io ti seguo. Va bene, brontolone. Ucciso da poco. Almeno non ha sofferto. Dovrei decifrare i tuoi borbottii. Dimmi cosa pensi. Era un predatore. Un lupo, sì. I predatori uccidono. È così che va il mondo. Le tue sono parole false.
Avvicinati lentamente. Va tutto bene, piccolino. Vogliamo aiutarti. Vero? Diamine. No, no, no! Avanti. Il lupo malato che era fuori dal cerchio è riuscito a entrare. Come avevo previsto. Dovevamo agire. Non ci riguardava prima. Ora sì. Un problema non deve diventare affar nostro solo se ci entra in casa. Se possiamo limitare i danni che può causare, dovremmo fare qualcosa. Perché nasconderci e non agire? Noi non ci nascondiamo. Stessa frase che ha detto al figlio. Noi non ci nascondiamo. Devo occuparmene io? Bravo. Di qua. Fai. Fai. Non c'è più. Fai. Rimane poco tempo, amore mio, e c'è molto da fare. Ma che cazzo? Fratello! Fratello! L'avevo detto che dormiva, ragazzi. Atreus non è tornato. Esatto. È per questo che gridavo. È andato a seppellire il lupo e non è tornato. Non sarà lontano. Ah. Una testa portatile, ragazzi. So, immagino che già c'era. Io, per me è tutto nuovo, ripeto. Ah, c'abbiamo pure la mappa? No. Che cos'è questo? Ah, Mimir ha vissuto con noi sin dal nostro ritorno a Yonutenim. Raramente ho chiamato qualcun amico, ancora meno fratello. Ma ora faccio affidamento sulla saggezza e i consigli dell'uomo più sapiente del mondo. E poi è molto compatto e non consuma risorse preziose. Grazie al cavolo, è una testa praticamente. Una testa vivente. Ok, andiamo a cercare Atreus. Il mondo di Baldur è troppo instabile. Atreus non lo farebbe. Vediamo. Le impronte vanno verso il fiume ghiacciato. Probabilmente è lì che l'ha sepolto. Il fuoco è quasi spento. Dove potrebbe essere andato da qui? Si è infilato qui. Naturalmente noi non c'entriamo, quindi buttiamoci tutto. Nel sonno, più del solito. Incubi? Sogno il passato. Quasi ogni notte. Ah, i brutti vecchi tempi in Grecia? No. Sembra che Fei voglia dirmi qualcosa. Non mi starai dicendo che parli di nuovo con gli spettri? No, ma questi non sono semplici ricordi. Bello. Russoliamo. Parla chiaro, fratello. Le tracce si fermano qui. E non siamo soli. Oh cazzo, questi chi sono? Si combatte subito. Ok. Uno è volato via. Perfetto.
Questo pure gli è saltata la testa, non lo so, l'ho distrutti, ragazzi. Bandito, a sinistra! Che perbacco. Oh, mi ha preso. Non c'è modo per tirare l'ascia. Ops. Ok. Altri. Bandito a sinistra. Schiva. Schiviamo, schiviamo. Ok. No, 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 no. Ok, un altro secco. Ma solo questo posso fare? Forse per il momento. Mia, sono una pippa, raga. Ok, questo è finito. Ce l'ho qua. Aiuto. Massacrati, ragazzi. Più 112 punti di esperienza, ok. Questo lo spostiamo. Quindi? Avevi ragione, il cerchio è rotto. Questo spiega gli intrusi. Cos'è successo qui? Oh, un orso. Un orso, sbranato. Da cosa? Un orso più grande, ferito. Hanno distrutto l'albero. Troviamo Atreus. Sì, tra gli animali e i banditi potrebbe aver cercato un riparo. Seguiamo il sentiero, vedrai che lo troveremo. Ottimista la testa parlante. Ma che c'è? Ah, da qui non si passa. Ok. Ah, si possono rompere anche le cose, bello. Beh, qui è dove dovevamo salire prima. Quindi, boh, andiamo di qua. Il sentiero continua dall'altra parte, se riesci a liberare la strada. Oh, ecco come si lascia. Forse dovresti colpire il punto debole di quel tronco. Ok. Quindi così se lancia l'ascia, perfetto. Cioè, non gioca un adventure, regà, da una vita io. C'è molto sangue, fratello. Dobbiamo trovarlo. E che c'è? Pezzi d'argento. Ok. Funicolo. E a quale parte della profezia credi, Mimir? Sono scettico per natura. Ma abbiamo visto cose che non so spiegare. Quindi, pur essendo l'uomo più sapiente del mondo, non ne ho idea. Qualcuno, ragazzi. Nemici. Viene premuto triangolo per congelare l'ascia e potenziare il successivo attacco in mischia e a distanza. Bello! Sinistra. E uno morto? E ora? Ok, dov'è finito quel sentiero? Ah, questo ci ridà la vita. Quale sentiero? Il re di Patestra!
E questo? Ma che cacchio sbucano questi? Qui sono più forte, raga. Aiuto. Oh cazzo, qui prendiamo un cazzo gigante, ragazzi. Oh no. Ok, uno fatto. Poi sta a tirare il fuoco. Ok. Troppi per una ricognizione. Devono avere un accampamento. So quasi vita la vita, raga. Fratello, ma Atreus è in grado di cavarsela. Gli ha insegnato. C'è niente per curarsi. Me lo dice spesso. Ok, ci arrampichiamo. Questo? Scrigno magico? Ferro battuto. Non c'è nulla. Dove vado? Ah, di qua. Torce. E le tracce vanno in quella grotta. Beh, noi sappiamo dove andare. Possiamo entrare senza farci notare. Vero? Un altro scrigno? Pezzi d'argento. Sono i banditi da cui hai salvato i lupi? No, questi non sono qui da molto. Scatta da una sporgenza, una volta in aria premi R1 per sferrare l'attacco morte. Mi sa che non l'ho fatto, ragazzi, però. A destra, fratello! Bello questo! Mia canta violenza, ragazzi. Bello, mi sto a spassare comunque. Oh, finalmente un po' di cure. No, non è. Non è una cura, perfetto. A breve moriremo, secondo me. Cos'è? Ah, t'avevo sentito, sai. Il sentiero passa da qui, porta in profondità. Ce ne saranno altri. Ok, raccogliamo tutto. Prendimelo. Qualcuno ha incontrato l'orso. Fuoco dall'alto. Quello ha una fionda. Ok, ci riproviamo, boys. Dietro di te. Ci vuole un'ora per caricare. Lascia. Arrivo, lanciatore. Che cazzo. Quanti ne sono, ragazzi? Un botto. Ok, questo congela. Ho capito, ma sono ovunque. Arrivederci.
Atreus, sei qui? Ma che? Non c'è Atreus. Beh, direi che è meglio così. Usciamo da qui. Oh, questa è vita però. Forse Atreus è venuto qui in cerca di riparo, ha proseguito quando ha visto i banditi e poi è arrivato l'orso. È andato su tutte le furie, direi. Pensi che l'orso inseguisse Atreus? O forse l'orso era ferito e Atreus lo inseguiva per aiutarlo, sai com'è fatto il ragazzo. Atreus, dove sei? Porca puttana. È arrivato l'orso. Mia Kratos. Beh, abbiamo trovato l'orso, o viceversa. Ecco, arriva. Viva! Oh oh. Panico! Mamma mia, le giambelle che mi sta da questo. Porco due, ragazzi. Allora, prende. C'è della roba per terra, forse è interessante. Ma questo non è un orso, è un mostro. Cazzo è? Kaioken, ragazzi. Oh mio Dio. Non so che cosa sto facendo, ragazzi. Mi sono trasformato. Oh mio Dio, fiamma di Uthur. Ok, forse abbiamo capito qualcosa come attaccarlo. Forse, ma non tantissimo. Alla tua destra. Quando parte così è finita, ragazzi. Oh no. Dai, dai, continuiamo. No. Via. Via. Ci siamo quasi. Dai. Ultimi colpi. Che puttana, ragazzi. L'orso cinghiale. Attenta, testa mobile. Cos'è, ragazzi? What? Atreus. 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 Ma in che senso? Cosa? Prima concentrati. Guarisci. Cioè, ragazzi, l'orso era Atreus. Cos'è successo? Ma è tipo Dragon Ball, raga.
Come quando i Saiyan si trasformano in scimmie. Non lo so. Ero molto triste. Ed ero arrabbiato. E impaurito. Mi ricordo che... correvo. C'era un orso. Caricava e... caricavo anch'io. Sarà stato un sogno. Le tue emozioni ti hanno trasformato. Io non sapevo di poterlo fare. Tu non hai fatto niente. Ti hanno sopraffatto. Perciò il tuo addestramento non va interrotto. Non conosciamo l'entità dei tuoi poteri. Sarebbero pericolosi, senza disciplina né controllo. Mi hai già insegnato la disciplina. Ma io voglio di più, voglio risposte. Risposte che tu non hai. Risposte che aveva tua madre. E che ha tenuto per sé. E se qualcuno potesse aiutarci? Qualcuno che può darci risposte sui giganti e su chi dovrebbe essere Loki. Atreus. Non sarebbe utile capire cosa diventerò. Atreus! Ascoltami. Avrei potuto ucciderti. Finché non saprei controllarti, non correremo inutili rischi. Anche non fare niente è rischioso. Me l'hai insegnato tu. Smettila di pensare da padre e prova a pensare da generale. No! No. Ricomponiti. Incredibile, ragazzi, incredibile. Io penso che qua possiamo chiudere questo primo episodio, signori. Veramente sconcertato, ragazzi. E niente, boys, noi ci vediamo con il prossimo episodio sul canale. Non mancate, lasciate qualche like, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Kratos e Atreus vi aspettano.